Eccoci signori, ritornati. Buonasera a tutti quanti. Lascio ancora un attimino la copertina del mio libro. Ricordatevi l'argomento di cui abbiamo parlato live scorso, che è quello appunto legato a quello del mio ultimo libro. Nuove reti C5 a tutto gas, anzi CO2, fondamentale per le cose che succederanno in futuro e per le leggi che sono già state applicate. Quindi, mi raccomando, compratelo come avete comprato gli altri, perché penso che solo in questo libro troverete determinate informazioni, almeno attualmente, fino a quando, come spesso succede, poi non cominciano un po' a copiare le mie iniziative. Ok? Quindi comprate questo libro e adesso togliamo l'immagine così ci vediamo di persona. Un attimino perché come sempre ho acqua. Ok, scusate, eccoci qui, ritornati di persona. Allora, partiamo sempre con i saluti. Finalmente è arrivato anche un po' di sole, finalmente. Luigi, Giorgio, Daniele, immancabile, ciao, Matteo, Francesca, Stefano, ci vediamo. Ci vediamo domenica, giusto Stefano? Ok, allora due cose prima di cominciare, tanto per cambiare, sapete che io inizio sempre, insomma, facendomi un po' di pubblicità sulle prossime date delle mie conferenze. Quindi ci tengo a questa domenica, perché è una delle rare che faccio qua nella mia zona in provincia di Novara, quindi a Marano Ticino. Siamo già un bel numero, ma insomma il locale permette di averne molti di più, quindi sono comunque contento perché comunque insomma si stanno muovendo le cose e va bene. Quindi qua in provincia di Novara domenica faremo per chi desidera, c'è una cena facoltativa alle 19, poi alle 20:30 cominciamo la conferenza. Il posto è veramente molto molto bello perché è una discoteca, non vi dico di più. E nulla, il mio invito è quello di esserci perché, a parte che in questa conferenza, insomma, farò vedere quello che mi sto portando, insomma, ogni tanto, non sempre, ma insomma, come proteggerci dal 5G. Quindi farò vedere determinate cose, faremo degli esperimenti lì. Qualcuno li ha già visti, qualcuno li conosce già, niente di nuovo. A parte questo. Ci sarà un discorso interessante che farò per la prima volta e farò accenno perché ho una vaga intenzione di parlare dell'oro, del discorso sull'oro, ma mi prudono le mani per scrivere un libro su questa roba, perché vedo che è una cosa che interessa e soprattutto interessa il fatto che il sottoscritto continua a dire che non sarà un rifugio in eterno. Ok? Quindi ho questo prurito fra le mani, ma diciamo che sicuramente domenica comincerò a dare delle informazioni in più e a fare dei riferimenti chiari ad articoli e leggi chiari. Ok? Quindi tratteremo anche, diciamo, darò degli spunti di informazione un po' ancora di più, un po' di più rispetto al solito sul discorso dell'oro domenica. Sapete che in ogni mia conferenza in realtà si tratta sempre, sì, la locandina è sempre la stessa, però il progetto chiaramente, come ho detto, è stato depositato, quantomeno la prima parte, perché vogliamo costruire una struttura di un certo peso e quindi adesso procederemo con la seconda parte, però Athena Project è già diventato una realtà, nel senso ormai ufficialmente esiste. È stato riconosciuto, quindi alla faccia di, tra virgolette, scusatemi se me la tiro un po', di coloro che non riescono a depositare determinati tipi di strutture, noi l'abbiamo fatto senza troppi intralci, come sarà per tutto quello che deciderà di fare Athena Project.
perché ci sono delle grandi persone, dei grandi professionisti dietro, una grande forza di volontà, e io ringrazierò sempre le persone che mi hanno dato anche una mano a livello finanziario, anche se in parte rispetto a insomma, quello che ci sto mettendo io, perché altrimenti insomma, sarebbe stata ancora più complicata. Però noi, ve lo ripeto, faremo veramente la differenza. E i tempi che stanno arrivando, signori, io non ve lo dico più, chi non farà parte di Athena Project, io la vedo dura, la vedo dura. Noi come per farvi capire le parole stesse dei professionisti che io ho voluto all'interno di Athena Project, insomma, che sono professionisti internazionali, quindi non parliamo del commercialista, dell'avvocatuzzolo di paese o di città, parliamo di professionisti internazionali, ok? Posso dirvi che reputano Athena Project nel suo complesso e per la struttura giuridica che abbiamo messo per iscritto, che in realtà hanno messo, perché io ne conosco una parte e poi mi appoggio appunto a chi di dovere, lo paragonano a una portaerei a propulsione nucleare, per le impossibilità che raggiungeremo. Non voglio dirvi niente di più, perché poi farò questa live dopo questo, dirò alcune cose in più solo per gli abbonati di Athena Project, quindi subito dopo questo video gli abbonati di Athena Project potranno ricevere delle prime notizie, che poi ripeterò sicuramente anche a Marano Ticino, anche se in conferenza sapete che dico sempre un po' di più. Francia, ostia. E quindi dopo aggiungerò dei pezzettini, okay? Anche perché insomma, se qualcuno di voi è anche molto lontano, quindi insomma, giustamente dovete sapere piano piano essere informati su quanto stiamo facendo. Però vi invito veramente domenica, perché ci sono delle cose importanti sulle quali vi farò riflettere appunto a discorso dell'oro, ma non solo recenti, riferite anche diciamo a un passato e non solo a un passato, riferito anche a determinati protocolli. Non vi dico di più perché è veramente una cosa interessante da sapere, e soprattutto interessantissimo in quali paesi fare determinate operazioni. Se no, quella roba non vi salverà, non vi sarà servita a nulla. E vi posso dire questo, che Athena Project, quindi nella mia persona, non posso dire che sono orgoglioso, ma posso dire che le mie intuizioni si sono rivelate giuste anche su questo argomento, anche su questa cosa, e quindi quello che noi stiamo facendo in Athena Project, anche da quel punto di vista lì, preserverà da brutte sorprese che molti avranno, perché mancano di conoscenza ed eseguono esattamente quello che il sistema vuole. Quindi detto queste, Matteo, allora io cerco di convogliare il massimo qui da me a Novara, poi dopo le altre comincerò da lunedì ad esporle, ne ho diverse e penso che arriverà il momento in cui non so quanto potrò stare a casa, però diventerà il mio lavoro primario, probabilmente. Ma di questo ne vado contento. Ora non voglio spendere una parola di più, perché abbiamo solo 10 minuti per entrare nell'argomento di oggi, che guarda caso, si infila esattamente in tutto il percorso che abbiamo visto, dove in realtà Athena Project può essere un problema alla soluzione. O un problema al 90%. Mettiamola così, così non vogliamo fare i salvatori impossibili. Ok, è un percorso che guarda caso ci porta sempre nella stessa direzione che tanti non vedono,
come io ho messo oggi che avrei fatto questa live, ecco che mi scrive uno insomma, dei miei contatti, mi dice: guarda Ale, ho chiesto a mio papà perché fa l'agricoltore e loro già sanno che è così, quindi ti confermo che per l'ennesima volta la stai indovinando, ce la stai dicendo giusta, ok? E io dico, certo, certo, perché sono chiare le regole del sistema, sono chiari i progetti, è chiaro tutto. Vi posso dire anche questo, poi cominciamo con l'argomento di questa sera, che sicuramente ritoccherò, come ho già detto nella live scorsa, il discorso guerra, ma vorrei farlo su Telecolor, perché l'abbiamo toccati lì alcuni punti, alcune cose non erano chiare e dovrei specificare meglio, spiegare meglio l'andamento e quello che succederà e come succederà e dove succederà. Entrerò più nello specifico e vedremo se per l'ennesima volta mi sbaglio oppure no. E non credo. Non credo. Detto questo, ricordatevi, settimana prossima l'altra verità su Telecolor, sabato alle ore 20:30, faremo tre puntate di fila, quindi poi ne salteremo una, poi altre tre puntate di fila per ogni sabato, tre sabati, uno no, tre sabati e uno no, fino alla fine di maggio. Poi ho un'altra idea che non voglio dire, perché sto, insomma, ormai sono partito e difficilmente mi fermo. Entriamo all'argomento di oggi, dicevo. Quindi l'argomento di oggi, appunto, come sempre, partiamo dalla condivisione dello schermo, in modo tale che leggiamo le stesse cose e poi, insomma, le commentiamo, le commento e capite sempre il senso del discorso che il sottoscritto fa. Un attimino che, insomma, sta entrando la pagina perché le mie connessioni, vivendo in periferia, sono lente e a me sinceramente va bene così. Ci impiegherà un attimino entrare la pagina in sovraimpressione, diamogli tempo. Quindi, dicevo, anche l'argomento di quest'oggi, tanto per cambiare, infila perfettamente al percorso agricolo, al percorso che ho già, di cui ho già stabilito le regole. Non stabilito io, ma di cui ho insomma scritto tutti i processi nel mio nuovo RETICI 3, il piano pandemico che prevede presente e futuro. Ok? Perché lì sapete che ci sono le date di quando faranno cosa e come ci arriveranno in qualche modo. E sta accadendo tutto alla lettera. Ok? Entriamo appunto in questo discorso. Lo prendiamo direttamente dal Sole 24 Ore, quindi una testata chiaramente di sistema, non la nostra. Agricoltura in allarme: dal 2025 sarà dimezzato il prelievo di acque e fiumi. Con i nuovi limiti imposti dalla normativa europea sul deflusso ecologico si rischia. Aspettate, che qui arriva la pubblicità. Chiudiamola. Si rischia che negli anni di siccità i campi italiani non possano attingere nemmeno una goccia. I campi italiani, eh? Se non cambieremo le formule e non investiremo per migliorare le prestazioni dei depuratori, a partire dall'anno prossimo l'agricoltura dovrà dimezzare la quantità di acqua che potrà prelevare dai fiumi. E se il 2025 si rivelasse un anno di siccità come lo fu il 2022, allora si tratterebbe di un grosso guaio per le produzioni agroalimentari made in Italy. A lanciare l'allarme è la sezione piemontese dell'ANBI, l'associazione che riunisce i consorzi di gestione dei bacini idrici, ma la preoccupazione riguarda tutta Italia. Al centro della questione c'è l'applicazione della normativa europea sul cosiddetto deflusso ecologico prevista per il 2025. In pratica, per proseguire nel percorso di disinquinamento dei fiumi, le autorità dei bacini dovranno determinare il volume massimo di acqua da prelevare dai fiumi in modo tale che, grazie a una maggior diluizione, la qualità dell'acqua stessa sia migliore. Il tutto a differenza di quanto accade oggi senza deroghe, nemmeno il caso di estati particolarmente torride e siccitose per mancanza di piogge. Tra i primi a sollevare il problema è stato Mario Fossati, che guida il consorzio Est Sesia, quindi delle nostre zone,
delle mie zone. Ed è anche direttore dell'ANBI Piemonte. L'acqua dei fiumi, spiega, viene utilizzata dalle industrie, dall'agricoltura e dagli acquedotti, ma non c'è scritto da nessuna parte quanta ne deve rimanere nel fiume. Ora, si diluiscono le eventuali sostanze inquinanti e il fiume si riossigena meglio. Il punto è come questa quantità minima viene decisa. Al momento, prosegue Fossati, le formule sono state stabilite osservando le serie storiche delle portate dei fiumi e su questa base statistica si è fissata la percentuale minima sulla quella media, sulla quota media. Ma questo significa che in anni di siccità come 2022, se il regolamento fosse già stato in vigore, non si sarebbe potuta prelevare nemmeno una goccia. Ok? Già nel 2019 i consorzi idrici piemontesi avevano avviato invece una sperimentazione per analizzare i corsi d'acqua punto per punto. Al termine del test erano stati definiti tanti valori diversi di flusso minimo vitale, anziché un'unica media statistica. Il risultato è che la somma dei tanti punti dava vita a un valore complessivo sensibilmente inferiore a quello determinato nel modo tradizionale. Nel 2022 dovremmo ricorrere alle deroghe per prelevare più acqua dei fiumi e salvare l'agricoltura dall'assenza di piogge. Con i nuovi coefficienti del deflusso ecologico sarà a rischio il 90% della produzione italiana di riso, che si concentra tra il vercellese, il novarese, il biellese e la lomellina. Ma a soffrire saranno anche i filari di frutta e le stesse aree non coltivate di interesse naturalmente turistico. Resta dunque meno di un anno di tempo per trovare la soluzione. Una strada può essere quella di investire per migliorare le prestazioni dei depuratori, in modo che sia necessaria meno acqua per il processo di diluizione degli inquinanti dei fiumi. L'altra strada è quella di non stabilire formule a tavolino, ma sperimentare sito per sito, cosa che non faranno mai. Ok? Quindi, perché avete già capito l'importanza di questa nuova normativa europea? Perché in questa nuova normativa europea, tanto per cambiare, stanno dicendo: c'è problema d'acqua, non la potrete utilizzare, di conseguenza niente cibo. E vi posso aggiungere questo, e ve lo dico proprio apertamente. Perché a me torna questa data? Non solo perché comunque, come spiegavo, in nuovi reti C3 nel 2027 dobbiamo arrivare alla carenza di cibo e non può essere gestita dai piccoli. Per arrivare alla carenza di cibo deve essere gestita dalle solite multinazionali. Bisogna fare tutta una serie di operazioni. Questa è una di quelle. Metteteci assieme la geoingegneria e avete fatto l'infuso perfetto per provocare queste problematiche che per legge bisognerà accettare. Ok? Quindi è chiaro che siamo tutti d'accordo sul fatto che non bisogna inquinare, non bisogna buttare pesticidi, perché poi tutta questa roba rientra nell'acqua che poi noi dopo in qualche modo evaporando ci dovremo in qualche modo gestire, bere e quant'altro, che poi non è proprio così. Ma al di là di questo, quindi su qua potremmo essere tutti d'accordo. Ma dall'altra parte, se da Bruxelles decidono che non si può più utilizzare l'acqua, non si può più utilizzare, quindi tu non produci più cibo. Ma che cosa succede? Che lo producono dalle altre parti e ti danno tutte le loro schifezze, come la solita pasta, come i soliti ingredienti che arrivano dall'estero, ricchi di glifosati, eccetera. Non lo puoi fare qui, ma le multinazionali lo faranno dalle altre parti e ti faranno mangiare tutto quello che loro vogliono, e in questo modo, per l'ennesima volta, i piccoli agricoltori o coloro comunque che devono gestire le cose in Italia non ce la possono fare, e con un altro modo per distruggere i piccoli, che permettono in realtà a tutti coloro che non vogliono cedere un centimetro al sistema che sta avanzando di continuare quantomeno a poter mangiare, quantomeno a poter essere un po' indipendenti dal sistema. Ok? E guarda caso, e ascoltate bene quello che vi sto dicendo ora, ascoltate molto molto bene, perché a me torna questo discorso sempre, tanto per cambiare. Perché mi sono giunte informazioni da fonti sicure, certe, e quando vi dico certe voglio dire certe, che alle SS italiane
servizi S, capite quello che vi sto dicendo, è arrivata una circolare che nel 2025, già a partire dai primi mesi del 2025, devono stare in allarme in tutto il territorio italiano perché comincerà a scarseggiare il cibo. E qualcuno ha messo questa circolare ai servizi perché possono crearsi disordini sociali. Questa fonte è certa. Quindi, guarda caso, cominciamo a capire il giochino, quantomeno io sto cercando di spiegarlo da sempre. Però capite che tutto quello che io ho spiegato, tutte le intuizioni, tutti i ragionamenti, alla fine tornano. E guarda caso, dopo che, insomma, leggendo in giro ho trovato questo ennesimo articolo che conferma quello che ho scritto nei miei nuovi retici 3 e nuovi retici 5 principalmente, ok? Poi mi segnalano che fra quelle persone è passata questa circolare, ok? E ribadisco, le fonti sono più che certe. Quindi, signori, non abbiamo molto tempo e non mi interessa incutere paura o terrore, non me ne frega niente, e sappiatelo. Mi interessa trovare il modo per cercare di sopravvivere a tutto quello che, non sbaglierò, sta succedendo e succederà. E tante delle cose che ho scritto si sono già avverate e si stanno avverando, solo che la gente non le sta percependo, come questa. Che questa situazione la sto ormai purtroppo promuovendo, penso da 7 anni, 8 anni, 9 anni, forse anche di più, ok? Ma chiaramente nei miei ultimi libri ne ho sempre parlato come uno dei punti importanti, quindi non solo arrivare a privatizzare l'acqua, ma impedirne l'uso anche quando ce ne sarà bisogno. Chiaro? E quindi, volete aderire ad Athena Project? Il mio consiglio è, se volete aderire ad Athena Project, significa che aderite non solo a un progetto fatto per, diciamo, salvaguardarci e basta, ma fatto da persone che hanno una visione e delle intuizioni che si legano su conoscenza, storia, e sanno dove guardare, perché questo sarà fondamentale nel futuro, sarà fondamentale, così come sarà fondamentale capire il percorso dell'oro, perché se non l'avete capito farete dei tonfi e non vi risolleverete più. Ma questo non ve lo dico qua, ok? Comincerò a dirlo in parte domenica in quel che farò a Marano Ticino, quindi chi fosse anche a un'ora di distanza io lo invito a venire, perché sentirete delle cose interessanti, delle cose veramente interessanti, proprio anche a questo riguardo, perché so che tanti, adesso ci sono tutte queste, ho visto almeno una di queste festival, chiamiamolo così, non lo so, comunque questi incontri, no? Poi ci sono tutti i complottisti che promuovono le loro attività, le loro conferenze, cose, e avevo visto poi che c'era questo Banco Metalli che appunto esponeva tutti quanti, no? Ma secondo voi, quando la cosa è così pubblica, non ci sentite qualcosa di marcio? Ricordatevi che noi, come ci chiamano loro, siamo vacche da mungere. Ricordatevelo bene, o anzi, come ci chiamano dal 1900 anche, noi siamo i gentili con la G maiuscola, cioè i non come loro. Quindi, io questo è quello che volevo dirvi. Adesso passiamo 10 minuti, il canale in abbonamento, fate girare questo video, soprattutto gli ultimi 7 minuti, 10 minuti, ok? Vi ringrazio, vi abbraccio e ci risentiamo alla prossima, e vi voglio tanti domenica in provincia di Novara, e guardate la locandina. Un abbraccio a tutti.